Molti sono i punti oscuri di questa vicenda al vaglio degli investigatori. Quello che è certo è che Alice, la sera del 17 novembre, ha appuntamento con Marco, suo collega di lavoro per il quale, con tutta probabilità, ha una simpatia. Al marito Nicolas racconta di doversi incontrare a Modena con alcune amiche e, per rendere più credibile questa bugia, chiede ad un'amica di coprirla. Con Marco allo Smart Café resterà per oltre 7 ore seduti ad un tavolo all'interno del locale ma anche all'esterno, sfidando temperature certo non miti. Ad un certo punto, verso le 2, almeno stando alla ricostruzione degli investigatori, Alice e Marco si spostano nel parcheggio antistante al locale, probabilmente verso la sua auto. Di loro, nelle carte del Jeep del Tribunale di Modena, non c'è più traccia, come se non fossero rientrati nel locale. Forse in un secondo momento si siedono ad uno dei tavoli all'esterno. Chi entra in scena invece è il principale sospettato, Mohamed Galul, che arriva in bicicletta allo Smart Café alle 2.59 e si reca immediatamente nella sala slot, dove resterà fino alle 3.29, poi esce giusto il tempo per incontrare Alice e Marco. Qui le versioni sono discordanti. Un collega di Marco racconterà agli investigatori che quest'ultimo le avrebbe riferito di aver discusso con un giovane extracomunitario che stava fugando uno spinello sul cofano della sua auto proprio prima di andarsene dallo Smart Café. Una versione che però Marco non confermerà agli investigatori, ai quali racconterà solo di aver visto una persona, probabilmente nordafricana, che fumava una sigaretta poco distante dalla macchina di Alice. Non spiega Marco per quale motivo si sia allontanato immediatamente dal parcheggio, incurante del fatto che mentre Alice restava ferma in macchina, uno sconosciuto sostava a pochi metri da lei. E ancora di più difficile comprensione la scelta di Marco di avvalersi della facoltà di non rispondere ai PM che lo interrogavano sui momenti precedenti la sua partenza dallo Smart Café. Perché in una vicenda così drammatica fare una scelta così radicale in un momento delicato per le indagini? Più di un testimone racconterà di aver visto Mohamed avvicinarsi ad Alice, uno addirittura lo avrebbe visto baciare la ragazza e poi salire in auto. Quello che è certo è che Alice alle 3.34 inserisce la destinazione casa nel navigatore, ma poi cambia idea e alle 3.39 la cambia con le coordinate dell'abitazione di Mohamed. Cosa avviene in questi 5 minuti in cui Alice e Mohamed sono nel parcheggio? Resta da capire. Il tunisino, che sostiene di non aver mai visto prima Alice, ha dichiarato di aver solo chiesto e ottenuto un passaggio alla ragazza. Sta di fatto che l'auto riparte proprio in direzione della sua abitazione, ma neanche 2 minuti dopo accade un altro fatto strano. Il telefonino di Alice smette di segnalare la sua posizione. Chi ha disattivato il servizio rimasto attivo fino a quel momento? Perché, se è stata Alice, improvvisamente si preoccupa sola alle 3.41 di mattina di rendersi invisibile al marito dopo essere stata tutta la sera a Concordia sulla Secchia e non a Modena come aveva raccontato? Trascorrono altri minuti e improvvisamente l'auto di Alice è svolta in via Forella, una strada buia dove non passa praticamente nessuno. Chi è alla guida del mezzo? E soprattutto, cosa accade nei 6 minuti in cui la macchina rimane ferma?